l'unica cura possibile per questa malattia, che è la prevenzione. Stiamo, restare a casa è fondamentale. Restate a casa è l'unica forma di prevenzione sanitaria, l'unica strategia terapeutica che si può mettere in campo, un'opportunità che il nostro welfare ci consente, che può garantire più di altro tutti i cittadini. A lanciare questo accorato appello è un medico ed è il primario di cardiochirurgia d'urgenza dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, Severino Iesu. Nelle difficoltà e nei disagi di questi giorni, il professore Iesu, nella consapevolezza del rischio corso da chi lavora nelle corsie, più che dalla paura, ha voluto questa mattina dare anche una buona notizia che arriva proprio da Ruggi. Bene, la buona notizia è questa, ma è anche duplice. Paziente che noi abbiamo operato la settimana scorsa di 5 bypass aorto coronarici, per i quali si era ipotizzata la possibilità che fosse infetto, è solo un caso di falso positivo. Il paziente sta bene, non ha mai avuto il contatto col virus, abbiamo fatto solo uno stress test per il sistema. Questa buona notizia se ne porta appresso un'altra ancora più importante. Adesso abbiamo la contezza assoluta di essere in grado di affrontare emergenze, urgenze medico-chirurgiche in ambito cardiovascolare senza compromettere l'integrità del sistema, la sicurezza, degli operatori e la sicurezza dei pazienti non infetti. Adesso siamo certi di poterlo fare. Per questa cosa tutti gli operatori sanitari e non del sistema Torre Cuore e anche la direzione strategica per la collaborazione che ha mostrato in questo contesto e per le risorse che ci ha messo a disposizione. Ecco, dottore, proprio a proposito di risorse, si sta assistendo, tra le buone notizie, anche ad una gara di solidarietà per aiutare le strutture ospedaliere. Lei che vive dall'interno la vita quotidiana e le difficoltà, c'è qualche esigenza particolare o una richiesta che lei ha da Guardi, fare per quello che le no, può io posso, e questo deve rendere più serena, se possibile, per quello che è possibile, la vita dei nostri concittadini. Noi non abbiamo necessità particolari, abbiamo in pratica tutto, quasi tutto quello che ci serve nei limiti della ragionevolezza, ovviamente. E è chiaro che se qualcuno vuole, come già è stato fatto, portare un segno tangibile della sua solidarietà, questa cosa è ben accetta, ma in generale non abbiamo bisogno di cose particolari. per raccontare dal punto di vista medico come state vivendo queste giornate, in particolare all'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona, che è in prima fila nella battaglia contro il contagio e il coronavirus. Sono giornate che noi viviamo per quello che è possibile in serenità. Ci stiamo semplicemente preparando per far fronte, ove mai ci dovesse essere, ci auguriamo ovviamente che non ci sia l'onda di piena. I giornali oggi riportano che tra i principali contagiati ci sta proprio la sua categoria, quella dei medici e degli operatori sanitari. C'è paura nella sua categoria? Io non parlerei di paura, ma di consapevolezza del rischio. La paura non ci appartiene e non può appartenere a chi come noi ha fatto questa scelta e ha fatto il giuramento che tutti quanti noi conosciamo. Noi siamo Qualcuno ha qui. scritto una lettera dicendo fino a quando siete in tempo scappate, è un primario proprio dell'azienda ospedaliera, quindi lei non condivide questo punto di vista, immagino. Assolutamente no, assolutamente no. Noi non possiamo, non dobbiamo scappare, sarebbe vile farlo. Tante vite dipendono non solo dal nostro operato, ma anche dalla nostra salvezza mentale.